Siria, scuole e uffici chiusi per il giorno della lealtà alla nazione. La TV di Stato parla di milioni di sostenitori del presidente Bashar al-Assad in piazza a Damasco, ad Aleppo, a Homs, a Sakè. Incalzato da 2 settimane di proteste senza precedenti, il capo di Stato annuncia importanti riforme, tra cui una nuova legge sulla stampa e la fine di uno stato d'emergenza lungo 42 anni. Attese per oggi, inoltre, le dimissioni del governo in carica dal 2003, il nuovo esecutivo entro 24 ore. Dall'inizio della rivolta, la violenta repressione dei dimostranti a Daraa nel sud e a Latakia nel nord ha causato più di 50 morti. In questo porto del nord-ovest, con una popolazione multiconfessionale, culla della famiglia al-Assad, il presidente sabato ha mandato l'esercito.